Allora, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci seguite. Oggi è 26 maggio 2014 e riprendiamo su Libre TV la tematica che segue Leggera Euforia con questa puntata di Leggera Euforia e abbiamo Claudia Sterzi. Ciao, Io buongiorno. in qualche modo sono suo ospite. Grazie Claudia di essere tornata da noi, c'è un pubblico che ti aspettava da tempo e oggi facciamo appunto effettivamente incarniamo una funzione di servizio. Perché diamo delle informazioni sulla nuova regolamentazione sugli stupefacenti che è entrata in vigore e appunto pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio scorso. E ci stava già appunto ovviamente una legge che regolava, che era la Fini-Giovanardi, c'è stata una dichiarazione di legittimità sull'approvazione, c'è stata una dichiarazione di legittimità e quindi è stato necessario appunto rimetterci le mani in qualche modo, e alla fine appunto è scaturita questa legge appunto che è stata pubblicata da pochi giorni. E Claudia ci dà adesso, da esperta della materia, qualche indicazione su cosa è cambiato e su come l'utenza, che siamo tanti, diciamo, si deve regolare un pochino per non incorrere nelle maglie della giustizia, per non finire nelle maglie della giustizia riguardo all'utilizzo di sostanze psicoattive, psicotrope o come dir si voglia. A te Claudia Sterzi. Sì, di sostanze diciamo proibite, perché poi le sostanze psicoattive e psicotrope, come tu ben sai, ce Eh ne sì. sono tante che sono legali, tipo l'alcol, il caffè, tanti psicofarmaci, il tabacco stesso, però comunque quelle, diciamo quelle proibite, quelle di cui si occupa la legge. Hai fatto bene a richiamare la sentenza della Corte Costituzionale, perché comunque era una sentenza che annullava, appunto, magari il termine tecnico sfugge anche a me, ma non importa, ci capiscono lo stesso. Annullava la Fini-Giovanardi, non tanto, senza entrare nel merito, diciamo, anche se era stata richiesta anche di entrare nel merito, ma non ci è voluta entrare. L'ha annullata per dei motivi proprio di strumenti usati per metterla in vigore, cioè era una legge che era stata decretata di urgenza, inserita dentro le normative per le Olimpiadi invernali a Torino, e quindi era questo strumento del decreto di urgenza, poi trasformato in legge, che non era stato ritenuto opportuno dalla Corte Costituzionale. La stessa cosa però si è ripetuta pari pari, nel senso che questo decreto legge Lorenzin, un decreto di urgenza, con l'urgenza poi è stata quella, almeno nelle giustificazioni, nelle spiegazioni date dal ministro e dal governo, l'urgenza era quella di reinserire nelle tabelle tutte quelle sostanze che dal 2006 a oggi, dal 2006 perché annullando la Fini-Giovanardi rientra in vigore la Iervolino-Vassalli, e quindi si va si torna indietro al 2006, e nel frattempo sono state codificate e inserite fra le tabelle di sostanze psicotrope centinaia di nuove droghe, si parla intorno alle 520, qualcosa del genere, insomma una quantità enorme di nuove droghe cosiddette, queste sintetiche di sintesi di laboratorio, e questo ha dato la motivazione per decretare di urgenza e poi per trasformare nei tempi dovuti, quindi in tempi molto brevi, il decreto legge in legge, senza evitando completamente o quasi completamente il dibattito parlamentare, che poi dal dibattito parlamentare spesso nasce anche un dibattito pubblico, perché se dura in Parlamento, se si parla in Parlamento di leggi sulle droghe, naturalmente poi in parallelo c'è anche uno sviluppo del dibattito pubblico sui giornali, nei talk show, sulla rete, insomma c'è tutto un conseguente dibattito che invece anche questa volta non si è assolutamente svolto. La legge è stata presentata e sbandierata come rivoluzionaria e un cambiamento notevole, ci sono stati anche inizialmente grandi plausi da parte del mondo antiproibizionista. In realtà, se poi andiamo a vedere, quello che io sostengo è che non è cambiato molto, se non dei contentini in qualche modo di facciata. E questi contentini di facciata sono, in primo luogo, sicuramente il ripristino della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, che con la Fini-Giovanardi era scomparso, e un certo abbassamento di pene per quanto riguarda le droghe leggere. Ora però intanto bisogna aspettare, perché già ieri Giovanardi aveva insistito col governo perché venga esaminato quello che è stato un ordine del giorno che impegna il governo comunque a prendere in considerazione il fatto che esistono dei tipi di cannabis che hanno un tasso di THC più elevato, diciamo, sono sempre esistiti dal mio punto di vista, per la mia esperienza, però è la famosa teoria Serpelloni, che dice che la cannabis di oggi è ben diversa dalla cannabis di un tempo, che il tasso di THC è Claudia, ti molto più interrompo alto. un attimo su questo, siccome Certo. proprio su questo si sente tutto e il contrario di tutto, delle cifre e dei numeri. Allora,
Tu sai quantificarci un pochino la modifica che c'è stata nei tempi, negli anni, di questi valori? Sono veramente così tremendi? Si tratta di, perché qualcuno addirittura ha parlato di canapa OGM, cose, cioè si è sentito di tutto, anche nel dibattito, nel mini dibattito parlamentare. Certo, la canapa è, come tante altre cose, poi è OGM da un pezzo, come tante altre piante, perché poi alla fine le piante allo stato selvatico quasi non le usiamo più sul mercato, anche le insalate che mettiamo in tavola in qualche modo sono modificate da selezioni genetiche, magari non di laboratorio all'interno proprio del nucleo, però da selezioni genetiche che durano da secoli. Selezioni genetiche, la canapa OGM è un'altra cosa, però. Sì, rispetto alla canapa, la selezione OGM che c'è stata già da un pezzo è avvenuta soprattutto nell'ambito clandestino, quindi senza nessuna regolamentazione. Tutte quelle che noi adesso vediamo da coltivare indoor, le autofiorenti stesse, che sono piante che vengono su in due mesi, nascono da modifiche genetiche, quindi sicuramente le modifiche ci sono state. Rispetto al tasso di THC, io quello che Serpelloni ha sbandierato il 55% della mia esperienza di vita, che pure è abbastanza vasta su questa materia, non ho mai sentito né provato né sentito dire nessun tipo di cannabis che riuscisse a arrivare al 55%, e sinceramente tenderei proprio a non crederci, perché ne ho cercato documentazione un po' dappertutto in rete, ma non esiste assolutamente, quindi tenderei ad escluderlo questo 55%. Esistono delle canape che sono al 18-20% di THC, ma esistevano anche prima non venivano dall'Olanda, non venivano da semi modificati, ma venivano da regioni particolarmente provvide da questo punto di vista, dove sia il clima che magari il tipo di selezione dei semi nel corso dei secoli era riuscito a sviluppare un THC, io mi ricordo delle colombiane per esempio, che già negli anni 70 raggiungevano allegramente il 18%, oppure anche delle indiane, perché poi dipende molto anche dal clima dove vengono cresciute. Se il clima è particolarmente umido, è particolarmente caldo, la concentrazione di resina aumenta, sicuramente anche un fatto di semi, però direi che in generale la situazione è rimasta abbastanza la stessa. Ora è chiaro che il mercato, in condizioni di clandestinità, cerca di selezionare i prodotti in modo che risultino maggiormente cari, maggiormente sballanti, senza nessuna poi cura per quello che è il benessere della pianta e del consumatore. Quindi sicuramente ci sono state delle modifiche e molto probabilmente anche in un certo senso in peggio, ma questo è dovuto proprio al proibizionismo che spinge il mercato in una certa direzione. Però a mio avviso, per quanto ne so io, niente da giustificare tutti gli allarmismi che adesso sono venuti fuori. Sicuramente si torna ai soliti discorsi, sono ragazzo di 14 anni, si spacca di canne dalla mattina alla sera con una marijuana al 18%, non gli fa bene, questo è ovvio, non farebbe bene a nessuno d'altra parte. Però è sempre esistito in commercio tipi di canape e di marijuane che andavano oltre quello che è la media del THC, delle erbe che vengono vendute, che nella media vanno intorno all'8-10%, più o meno la media si può fare a questi livelli. Tra l'altro è molto difficile quando uno acquista qualcosa sapere che tasso di THC c'è, quindi introducendo, come vorrebbe Giovanardi, torno al discorso di prima, questo ordine del giorno, rendendolo definitivo, che stabilisce che oltre una certa soglia di THC, che ancora non è stata codificata esattamente, rientra la cannabis, rientra tra le droghe pesanti, si creerebbero anche dei grossi problemi rispetto al fatto che uno, quando va a comprarla, non è che si porta dietro il piccolo kit con cui sa se quella marijuana sta comprando una droga pesante o una droga leggera, quindi si ritorna un po' a una situazione di indeterminatezza da parte del consumatore, che non sa se sta commettendo un tipo di reato amministrativo oppure un altro. Se questo ordine del giorno verrà poi introdotto, naturalmente vanificherà gran parte di questa distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, che praticamente tornerà a essere, poi bisogna vedere anche il tasso di THC. Giovanardi ha parlato addirittura di un 4%, ma 4% è ridicolo, tanto vale mettere la cannabis tra le droghe pesanti, perché tutte le cannabis da consumo recreativo sono oltre il 4%, anche quelle per uso terapeutico, perché la soglia per quelle tessili, la soglia oltre le quali non devono andare quelle coltivazioni industriali, tessili, edilizie, eccetera, è il 2,5, quindi tra 2,5 e 4 diciamo che quasi siamo lì, e quindi praticamente sarebbe vanificata completamente questa divisione. Quindi aspettiamo di vedere questo ordine del giorno. Poi,
così con questa divisione sicuramente è utile, perché tante volte abbiamo detto come il fatto che non ci fosse divisione poteva creare dell'inganno anche dal punto di vista educativo, divulgativo, i ragazzi che si sentono dire che la cannabis è come l'eroina, poi una volta che hanno constatato che la cannabis non è poi questa devastazione potrebbero essere indotti a pensare che anche le droghe pesanti similmente non sono realmente pericolose come vengono dette. Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo, il ripristino della distinzione, se permarrà completo come è per adesso. Riguardo all'abbassamento di pene, sì, sicuramente c'è un abbassamento di pene per le droghe pesanti, per le droghe leggere. Intanto aumentano le pene per le droghe pesanti. Prima le pene erano le stesse, andavano da 6 a 20 anni, sia per droghe leggere che per droghe pesanti. Qui si parla di coltivazione, spaccio, traffico, produzione, tutto quello che è non il consumo personale ma tutto il resto. Adesso invece che da 6 a 20 anni ti prendi da 2 a 6 anni, sicuramente per una pianta non vai più in carcere per 6 anni, ma puoi andare in carcere da 2 a 6 anni. Quindi se uno si vuole accontentare del fatto che non vado più in carcere per 6 anni ma per 2, sicuramente è un passo avanti. Però per le droghe pesanti comunque sono aumentate, per cui per 3 pasticche di anfetamina o per 3 tipi di cocaina ti fai un minimo di 8 anni, quindi è molto aggravata la situazione. Io non sono molto d'accordo sul fatto che si debba aggravare le pene per le droghe pesanti diminuendo quelle per le droghe leggere. Sicuramente va fatta una distinzione, proprio anche appunto a scopo informativo, è una realtà dei fatti. Però non è nemmeno così che si affronta il problema. Sai benissimo che gli antiproibizionisti radicali sono per la legalizzazione di tutte le droghe. Quindi questi piccoli passi avanti cosiddetti alla fine poi non risultano veramente efficaci. L'impianto della legge rimane comunque proibitivo, proibizionista, caschi in una rete di conseguenze giudiziarie e poliziesche, e non è certo un cambiamento nel senso che viene auspicato da più parti, che sarebbe il considerare la tossicodipendenza un problema di genere più sanitario che giudiziario, e il consumo assolutamente non un problema. Quando non è problematico, il consumo è semplicemente un fatto personale, un affare personale. Sì, questa qua è la teoria antiproibizionista che conosciamo, che portiamo avanti e che probabilmente è stata negata dall'inizio dal fatto che comunque sia la Lorenzin, il ministro della salute, insomma, non è certo un antiproibizionista. E che quindi, insomma, no, certo, guarda, io penso che l'Italia resterà insieme ad altri paesi una specie di sacca di proibizionismo, e questo per due motivi: perché in Italia la criminalità organizzata è molto forte, anche se non viene pubblicizzato e reso noto come magari in altre parti del mondo, però abbiamo sotto gli occhi, specialmente in alcune zone d'Italia, quanto sia forte e quanto sia ormai infiltrata in tutti i livelli politici, economici, legislativi del paese. Dall'altra abbiamo un movimento antiproibizionista molto diviso che non riesce a mettere in piedi un'azione comune, e quindi questo predispone l'Italia purtroppo a restare un enclave di proibizionismo, penso purtroppo insieme alla Francia, specialmente dopo gli ultimi risultati elettorali, perché anche in Francia hanno una legge estremamente punitiva ed è proprio di questa settimana la condanna definitiva di 2 ragazzi che avevano aperto un cannabis social club a Nantes. E li hanno condannati, uno a un'ammenda di 800 euro, l'altro a un mese addirittura di prigione, perché in casa gli hanno trovato 2 piante. Loro hanno detto che avevano una disobbedienza civile, una disobbedienza a livello nazionale per cambiare la legge, e invece il giudice ha considerato che fosse semplicemente un comportamento delinquenziale di istigazione all'uso di droga, perché loro hanno diffuso documenti in cui dicevano che curarsi con la cannabis biologica è positivo e fa bene, e già questo gli è costato a uno dei due un mese di prigione. Fra l'altro loro fanno notare, questi due ragazzi, un problema che esiste anche in Italia, cioè che i movimenti antiproibizionisti poi tutti sono pronti a dire sì, facciamo disobbedienze civili. Lì in Francia dovevano essere almeno 400 cannabis social club che depositavano gli statuti in prefettura tutti insieme per fare un'azione comune, si sono ritrovati poi alla prova dei fatti in 6 e stanno subendo, queste 6 persone responsabili dei 6 club, una serie di condanne, sono stati lasciati soli da una parte delle autorità ma anche dai movimenti antiproibizionisti francesi, e questo è un po' un problema che riguarda in qualche modo anche l'Italia. Quindi resteranno sicuramente alcune sacche, nonostante che in tutto il mondo, l'Uruguay, poi inutile ripeterlo perché ben lo sapete, lo dico sempre, quanti paesi del mondo si stanno muovendo per cambiare le leggi vigenti sulle droghe, l'Italia sembra destinata a restare il fanalino di coda in questa rincorsa alla modernità rispetto alle strategie sulle droghe.
Sì, questa cosa dell'Uruguay l'abbiamo detta, penso anche abbastanza in modo puntuale e nei tempi appena, diciamo, era uscita, certo. Insomma, su leggera euforia. Abbiamo parlato a lungo. Quello che volevo chiederti è che anche su questo, oltre che sul resto, volevo in qualche modo darti un appuntamento, visto che abbiamo battezzato, diciamo, le informazioni su questo, posso dire, su Libri TV. E se ci sta, appunto, ne parliamo, un monitoraggio un pochino della situazione in un paese, insomma, grande, dove ufficialmente è stato introdotto, appunto, è stata introdotta una prassi antiproibizionista. Quindi per vedere un pochino anche rispetto alla criminalità organizzata e a tutto quanto ciò che appunto è il danno che fa il proibizionismo, ecco, se appunto in Uruguay è in corso una sorta di monitoraggio un po' delle condizioni, dell'indotto, e quando usciranno dei risultati. Certo, perché sicuramente è una sperimentazione importante a livello nazionale, dopo quella del Portogallo che già è avvenuta nel 2001, comunque questa è una sperimentazione che viene seguita anche con molta attenzione sia dagli antipetizionisti ma anche dai petizionisti, che non vedono l'ora di poter trovare dei difetti nella legislazione. Ci vorranno un po' di tempo, perché al momento ancora non è nemmeno pronta la marijuana coltivata dallo Stato, perché i tempi sono quelli che sono, il clima è quello che è, per cui ci vorranno ancora qualche mese per vedere un attimo veramente gli effetti sul tasso di violenza nel paese, sulla criminalità organizzata e su tutto questo. Ti ricordo comunque, in chiusura, poi magari faremo un'altra puntata di Leggera Euforia in cui approfondiamo un po' i temi internazionali, che in Portogallo nel 2001 hanno legalizzato totalmente il consumo personale, depenalizzato di tutte le droghe, e questo ha portato, per cui chi viene trovato in possesso di dosi per uso personale, anche abbastanza altine, devo dire, tutto sommato, non viene più affidato alla giustizia, ma viene affidato casomai a una commissione sanitaria che si occupa di capire se c'è una tossicodipendenza, se c'è un consumo problematico. Gli effetti che ne sono scaturiti sono stati certamente, non è diminuito il consumo, ma sono diminuiti in modo veramente forte i consumi problematici, le tossicodipendenze e la criminalità legata appunto a quello che è lo spaccio, e quindi sicuramente un risultato in qualche modo positivo che viene citato infatti in tutti i rapporti che escono in quella direzione. Perfetto Claudio, allora ti ringraziamo per questo aggiornamento importante, di un appuntamento ovviamente alle prossime puntate di Leggera Euforia. Quando mai saremo disponibili, il nostro pubblico ce lo chiede. Volevo soltanto dire in chiusura, appunto, anche perché abbiamo fatto un congresso dell'associazione Libri TV, e quindi ci siamo a seguito di questo congresso alcune valutazioni svincolati dalla prassi del palinsesto del venerdì, quindi praticamente le trasmissioni le possiamo fare quando l'ospite è disponibile, ci si accorda e si pubblicano subito. Perfetto. Senza dover attendere il canonico appuntamento del venerdì. Quindi quando tu sarai disponibile, perfetto, basta accordarsi, registriamo qualche puntata e il nostro pubblico potrà continuare a seguirti con Leggera Euforia. E poi le mandate con il venerdì? No, le mandiamo ora subito. Adesso io questa trasmissione la monto e la pubblico subito. Va bene, allora senti, per l'aggiornamento su tutte quelle che sono un po' l'Uruguay e le varie politiche internazionali, diciamo che lunedì prossimo possiamo registrarla e poi mandarla in onda, così già diamo un piccolo appuntamento a chi ci ascolta. D'accordo, oggi grazie a Claudio Sterzi. Ok, grazie a te, ciao Gianni. Ciao.